insomma, un metodo, è un metodo. La parola metodo fa piacere quando lo studente ti dice: mi piace il tuo metodo. Questo è un complimento. Mi ricordo una ragazza alla scuola pubblica che ha detto che quando l'insegnante lavora con metodo ti viene la voglia di studiare. Quindi qui c'è, diciamo, una connotazione positiva della parola metodo. Però un metodo è chiuso, non evolve. Abbiamo sentito spesso, in questa scuola abbiamo il nostro metodo, e con questa affermazione significa che l'insegnante nuovo che voleva fare cose diverse diceva no, no, qui non si può fare. Un altro aspetto metodo è il metodo che i praticanti sono tutti uguali, sembrano tutti. Un metodo è di parte, nasce sempre per sostituire qualche altro metodo utilizzato prima, quindi affronta una parte del problema, ma non mai tutto il problema dell'apprendimento linguistico a 360 gradi. Un metodo normalmente esclude la sperimentazione. Un metodo normalmente è stato inventato da qualcuno. E questo qualcuno quasi sempre dice che il metodo deve essere applicato in toto. Noi che pensiamo? Per noi saremo felici se voi vedete qualche cosa durante questo weekend, una tecnica, un approccio, una procedura, un'interazione, se ti piace, speriamo che voi lo applicate per conto vostro. E quando lo farai, non rimarrà uguale, perché tu sei diverso da chi l'ha fatto. Quindi fra 6 mesi quella tecnica, quel modo di interagire, quella procedura sarà cambiato. Insomma, vi chiederete voi se ciò che vedete questo weekend è un metodo o meno. Parteciperete ad una serie di laboratori preparati dai nostri insegnanti, e dopo pranzo domani torniamo tutti insieme e faremo gruppi di discussione, e alla fine una specie di cerchio, e la parola a voi a dire il vostro verdetto se questo è un metodo o qualche cosa di diverso.